Anche oggi Gesù continua a dissipare le tenebre dell'errore e del peccato per recare all'umanità la gioia della sfolgorante luce divina, di cui l'albero natalizio è segno e rischiamo. Con queste parole, venerdì 13 dicembre, Papa Francesco ha salutato i partecipanti al pellegrinaggio dalla Baviera per il dono dell'albero di Natale. Il pomeriggio stesso, con una suggestiva cerimonia, l'imponente conifera è stata illuminata tra lo stupore di quanti si sono radunati in piazza San Pietro. L'abete, 25 metri di altezza per un peso di 7 tonnellate, è stato offerto dalla comunità bavarese di Waldmünchen insieme con altri più piccoli destinati a vari ambienti della città del Vaticano. Come accade ormai da diversi anni, il legno del tronco sarà poi utilizzato per realizzare piccoli oggetti di uso quotidiano e giocattoli da destinare ai bambini di famiglie indigenti. Intanto fervono i preparativi per il 32esimo presepe allestito in piazza San Pietro, il primo realizzato secondo la tradizione napoletana. L'opera, ideata e messa a punto dal maestro Antonio Cantone, dalla bottega Cantone Costabile, è animata da 16 pastori vestiti con abiti tipici del 700 napoletano, mentre il paesaggio rappresenta un luogo tradizionale della Campania Felix, oggi tristemente nota come Terra dei Fuochi. Il presepe napoletano misura statue da al massimo 50-60 centimetri. In questo caso, per una maggiore visibilità dalle lunghe distanze, abbiamo portato le statue a misure di 2 metri, in modo tale da essere visti bene anche da 10 metri di distanza. Questo è uno. Mentre abbiamo riproposto lo stesso pathos emotivo, lo stesso vigore artistico delle statue da presepe napoletano settecentesche. C'è un richiamo a San Francesco, quindi all'amore per la natura, all'amore per la terra. Papa Francesco si è insegnato che chi non ama la terra non ama Dio, no? Quindi questo è uno. Ma io ho voluto segnare anche un po' l'accento sulla nostra. Essendo noi, facendo noi un presepe napoletano settecentesco, ho voluto segnare l'accento sulla Campania Felix, sulla nostra terra, che negli ultimi periodi sta vivendo un po' vicende alterne, eccetera. Quindi un po' puntare l'accento su quello che è l'amore per la terra. La scenografia ha un ingombro di circa 7 metri per 12 con un'altezza di circa 6 metri. La composizione, costituita da arcate di rocce con un elemento in finti laterizi e un gioco in assi di legno, ha una visione prospettica armonica nella sua interezza, osservabile senza alcun ostacolo visivo. Con noi lo scenografo Amedeo Lanave. Ci ha guidato questa nuova idea insieme al collega Antonio Di Turo, che è stato uno dei promotori e dei maggiori artefici di questa iniziativa. Diciamo ribaltare il concetto del presepe in piazza, diciamo, ma portare la piazza nel presepe, quindi diciamo avere una struttura di presepe che avesse come sfondo Piazza San Pietro, quindi non uno sfondo falso creato apposta, quindi diciamo un'osmosi fra la Natività e la Piazza San Pietro, che è il centro del cattolicesimo.